si propone di fare da parlamentare europeo e quali sono alcuni dei temi dei quali vorrebbe occuparsi? Beh, intanto io sarò un parlamentare vero a tempo pieno. La mia non è una candidatura di facciata, quindi chi voterà Vannacci sa che Vannacci si andrà a sedere su quegli scranni. E non sarà solo un nome messo su una lista che poi delegherà questa funzione a qualcun altro. Io non faccio premesse a nessuno, non le ho mai fatte. Quello che mi baso sul supporto e sulla promozione dei miei principi, che si basano sulla patria, sulla sicurezza, quindi voglio un'Europa più sicura, dove una donna possa uscire la sera e andare in un qualsiasi luogo della città o del borgo in cui abita senza avere paura di essere aggredita o minacciata o molestata. Un'Europa identitaria che riconosca quelle che sono le caratteristiche peculiari della nostra società, quella che ci fanno italiani, francesi, tedeschi e ci fanno europei. Ricordo che le nostre origini sono greche, romane e cristiane. La cristianità ci riunisce da Capo Nord sino a Malta e non vedo perché questa caratteristica specifica debba essere invece eliminata da tutte quelle che sono le rappresentazioni progressiste di un'Europa che è inclusiva proprio perché è identitaria e proprio perché rappresenta una meta per tutti quelli che vedono nell'Europa un posto dove possono sviluppare le proprie caratteri, ambizioni, propensioni. No, questo è quello che ci caratterizza, non dobbiamo rinunciare. Vorrei un'Europa sovrana e un'Italia sovrana. Io sarò eletto dagli italiani e quindi mi batterò affinché l'Italia venga promossa nella sua sovranità, nelle sue eccellenze, nelle sue caratteristiche principali e così mi batterò anche per la famiglia, per le tradizioni, per le radici, perché sono tutto ciò che ci caratterizza. In più ci dobbiamo battere anche per un'Europa più potente, più ricca, più prospera, perché senza la ricchezza non avremo nulla, non avremo l'ambientalismo, non avremo i diritti, perché tutte queste belle teorie si possono realizzare pragmaticamente solo se si hanno le risorse, altrimenti rimangono utopie che renderanno sempre più poveri i cittadini europei, così come sono stati scritti il Green Deal e il Rewild Europe, che se non verranno modificati costeranno un patrimonio ai cittadini italiani senza conseguire alcun obiettivo in termini ambientali.